merda su questa stazione di merda. Il solito. Tiro fuori forte Amanda. Arrampicati. Ho capito. Vai, forza Amanda. Mannaggia, c'è il vapore qua. Qua sta attenti, mi sa me. E io continuo. Vai. Di nuovo. E Amanda, forza, dai. Vai adesso. Dai. Mantieni la presa, mi raccomando. Un salvataggio adesso, spero. Vediamo un po' che c'è qua. Ma riconosco questo posto. Poi magari mi sbaglio, eh. Spedding, dalla sala preparazione androidi. Abbiamo un problema. Ci sono stati scontri con i sintetici alla stazione. Ho appena ricevuto notizia di un androide con trauma cranico, ma è ricoperto di sangue. Sangue umano. Ho avvisato gli ufficiali coloniali. La mia segretaria è in un posto sicuro e io mi sto dirigendo alla navetta. Cercherò di mandare un androide Z a consultare Apollo. Magari sa di chi cazzo è la colpa di tutto questo. Vai, suonatore. Qui è strana sta mattonella, cambia colore. Cambia colore. Vediamo qua che c'è. Ok, già ho capito tutto lì. Apollo, potete richiedermi attenzione. Venga con me, per favore, seguimi. Scappa. Mannaggia sti androidi. Voglio solo aiutarla. Voglio solo aiutarla. Dai, due colpi ben piazzati e addio. Adios. Levati. Silenzio. E
Mannaggia voi androidi, che non siete altro. Qua ricambiamo un po', ricambiamo, va, che è meglio, mi sa. Vai. Vai con l'etanolo. Vai con la benzina. Qua c'è qualcosa. Razzo, pazzo, non ci faccio un cavolo. Ecco il calvaccio. Voglio il pompa, voglio stavolta, altro che la benzina per la nafta lì. Offensivo, te sei, te te muovi, sto buono lì, ecco, bravo. Io ci passo lo stesso qua, mi pare a me. Vai. Vai. Da questo tempo esploriamo un po', va. Se c'è qualcosa interessante. Ah, il bagaglio. Non ci faccio niente, però qualcosa è. Vai col metallo. E per una volta i cadaveri erano più roba interessanti, i cadaveri erano. Comunque ti fanno prendere roba.
La forza lì, muovete però. Che è sta musica, oh. Camera di sicurezza qua mi pare. Bello là. Lewis Anderson, come si chiama? Ripley, che piacere vederti viva. Il sistema di protezione di Apollo è pensato in modo che solo i sintetici della Sixon possano interagire. Ascoltami, dovrò fare qualcosa di drastico per sperare di connettermi con Apollo. Ok, fai il fatto tuo lì. Queste servono le persone sintetiche. Userò la sala riformattazione. È l'unica opzione. Ho dovuto deviare la corrente dell'area per poterci provare. Io salverei. Samuels, è troppo pericoloso. Sì, davvero troppo. Dimmi in bocca al lupo. Samuels, non farlo! Sei Samuels. Ma niente. Attenzione, avvio della connessione con Apollo. Apollo, l'infezione è stata espulsa. La creatura non è più a bordo. La stazione è al sicuro. Richiedo che le operazioni di contenimento dei rischi vengano sospese. Allarme, connessione non autorizzata. Ripley, Apollo mi sta respingendo. Potremmo essere in pericolo. Samuel! Ma va. Apollo, non mi fai interfacciare! Vai, cavo rosso. Altri due rifle. Cerca un pannello aperto sul pavimento. Dovrebbe esserci un androide disattivato vicino. Ho sbagliato tutto, mi sa a me. Samuels, è troppo pericoloso. Sì, davvero troppo. Dimmi in bocca al lupo. Samuels, non farlo! Dai, Samuels. Attenzione, avvio della connessione con Apollo. Apollo, l'infezione è stata espulsa.
La creatura non è più a bordo. La stazione è al sicuro. Richiedo che le operazioni di contenimento dei rischi vengano sospese. Allarme. Ripley, Apollo mi sta respingendo. Potremmo essere in pericolo. Samuels! Apollo, non mi fai interfacciare! Oh no! Domanda! Devi disconnettere manualmente i sistemi! Per favore! Che massima concentrazione! Forza Ripley. Sì, lo vedo. Dai, io forza. Era quell'altro, mi sa. Samuels, è troppo pericoloso. Sì, davvero troppo. Mi in bocca al lupo. Samuels, non farlo! L'androide è questo. Prima del russo, forza. Ora cerca il cavo blu. Lo vedi? Sì. Un androide disattivato vicino. Dai, io
Eccolo. Vai, Amanda. Speriamo. Apriamo un po' qua, se non si apre. Samuels, stai morendo. Parli come se io avessi mai avuto una vita. Ti ringrazio. Samuels. La navetta di Apollo è aperta. Appena arriverai al centro, ti parlerà. L'hai fatto per me. Amanda Ripley scoprisse la verità. Riposa, riposa Samuels, mi raccomando. Hai fatto un buon lavoro. Riccardo, se sei lì, rispondimi. Sono qui, scusa. Samuels è morto. Cazzo. Ha aperto la navetta di Apollo per me. Vado subito lì e farò disattivare l'isolamento ad Apollo. Usciamo da qua. Vai. Qualcosa che non va. Questa è una violazione della sicurezza e non sarà tollerata. La faccia vostra, io me ne vado qua. Vai di Apollo. Ho dei pezzi interi, la cassa acustica trovo. Giustamente non si vede una mazza.
Alzare su Ripley, forza. Io cavolo devo andare qua. Sbagliato tutt'altro percorso devo fare. Mi sono perso il bolt che per strada. Spedding, dalla sala preparazione androidi. Abbiamo un problema. Ci sono stati scontri con i sintetici alla stazione. Ho appena ricevuto notizia di un androide con trauma cranico. Ma è ricoperto di sangue. Devi ascoltarlo. Sangue umano. Fammi sentire. Vai, sì, trasporti comodi. Segretaria in un posto sicuro. Sì. Io mi sto dirigendo alla Bay, dirigente di security. Cercherò di mandare un androide Z a consultare a Volvi. Mezzi grossi. Magari sa chi cazzo è la colpa di tutto questo. Abbandono. Lascia stare, Ripley. Vuole solo scoprire la verità. Io voglio curare gli interessi del Wayland Yutani. E io voglio uscire da questa cella merdosa. Magari possiamo appuntarci. Magari. Questa conversazione è registrata, lo sai? Ho visto. La spia rossa è accesa. Voglio dei dati. La posizione del planetoide in cui avete trovato il relitto. Tutti i dati che possiedi riguardo l'origine di quell'organismo. Posso darteli. Oltre a un modo per uscire da qui, devi solo liberarmi. Potrei accettare queste condizioni. Che cazzo? Taylor! Taylor! Fammi uscire da qui subito! Fammi uscire! Ripley. Ho sentito. Dai, io. Ma non c'è la botte grande, chissà dove si trova. Direzione di transito privata di Apollo disponibile. Direzione centro Apollo.
Dai, muoviti. Sopra il centro Apollo. Quest'area contiene tutti i sistemi di supporto di Apollo e il centro di IA stesso. Apollo ha impedito a Samuels di disattivare l'isolamento a distanza, ma una volta dentro dovrebbe parlarti almeno. Non c'è la bolt gun, non c'ho. Come faccio? C'ho la bolt gun. Armi da fuoco individuate. Deve essere uno scherzo. Collocare le armi da fuoco sul nastro trasportatore. La Dixon e Apollo ringraziano. Figuriamoci. Annaia, poi disarmato. Vabbè. Cioè, la bolt gun mi serve a poco qua. Riccardo, l'entrata è bloccata. I diagrammi che usavano per il tour dimostrativo di Sevastopol sono nei paraggi. Vedi se c'è un portello secondario. Che portello secondario? Dove sarà mai? Cavolo, che devo fare qua? Ah, qua. Sopra e qua sopra, mi sa. No. Vediamo. C'è un condotto elettrico collegato al centro Apollo. Posso usarlo? Pensi di passarci?
Togli la corrente, fai dei respiri profondi, ti comprimi. Facile. Non verrò lassù a tirarti fuori se rimani incastrata. Ecco, c'è accesso che non conosco. Sei qua forse. Mannaggia però, cavolo il codice. E non vedo sto codice, un diavolo è. Vai, centro pollo. Ok.
59:30, ecco là. Perfect. Infiltrarsi in un condotto attivo farà male, però, no? Dovrò togliere la corrente prima. Avanziamo un po'. Niente. Niente, niente. Questo che bisogna fare, boh. Vai. Ti conosco come i miei task, razza di sintonizzatore. Questa è bella tosta. Salviamo, va, che è meglio. Che poi si chiama qua, perfetto. Ma è pericoloso a me. Vai. Riccardo, il condotto è disattivato per ora. Sono riuscito a vedere i diagrammi di Apollo. Credo che tu possa usare il condotto della turbina per entrare. La turbina gira a velocità incredibili, Riccardo, è pericoloso.
C'è un interruttore di emergenza per spegnerla lì vicino, ma non dura molto. Dovrai entrare velocemente. Velocemente, ho capito. Apri un po'. Ma è labirinto sto posto, eh? Eccolo. Salviamo, va. La turbina, qual è? Qua. Ok, sto via via. Muoviti, dai. Sarà davvero dura. Buona fortuna. Ripri. Man mano che vai in profondità, il tuo segnale radio diventa più debole. Ti perderò presto. Ottimo. Tieni le dita incrociate per me, eh. Ci saranno un sacco di androidi Z laggiù, Ripley. È pericoloso. Samuels si è sacrificato per farmi arrivare qui. Devo provarci. Era un tipo in gamba per essere un sintetico. Già. Adesso si va qua. Ci viene una mazza. Un po' la cieca, vado. Tu di Alien mi sa un brutto ricordo, sono quelli. Sto a punti di salvataggio comunque, buona cosa. L'entrata principale è bloccata. Idee sulla prossima mossa? Non ti sento, Ripley. Il segnale è debole. Riccardo? Maledizione. Se mi senti, trova un altro modo per comunicare. Qualcosa non va con il mio auricolare. Ok, qua è un po' tosta,
Che vuol dire sta cosa? Perché l'AMP non ti fa niente? Mannaggia però. Riccardo, l'entrata principale è bloccata. Idee sulla prossima mossa. Non ti sento, Libby. Il segnale è debole. Riccardo. Oh, maledizione. Se mi senti, trova un altro modo per comunicare. Qualcosa non va con il mio auricolare. Che fai? No, no! Esci! Forza. Pannelli server del settore sinistro. Attivati. Pannelli server del settore destro. Attivati. Se li accendo, uno di questi dovrebbe farmi accendere il sistema di sicurezza. Credevo fosse un caso, ma ora non ne sono più certo. Oddio, stanno per entrare. Un diavolo, va. Hai kit medico.
Vai tranquillo, vai. Padre, eh. Che ho capito. Proviamo qua, ma... Dentro. E proviamo, ma usa. Grande. Vai qua. E vai là, grande. Ora dovrebbe essere silenzio. Vai Ripley, sei tutti noi. Io salvo. Vai. Apri un po'. Lo si apre Apollo qua. Bello, forza. È così. Sempre loro, aiutami. 2 giorni dopo la partenza. Stai scherzando?
Figli di puttana! Non pensi a vite umane. Cosa? Cazzo! E andavo al direttore centrale, tanto. Vamo là. Wayland Yutani. Costruiamo mondi migliori. Ci sarà una bella sorpresa, Ripley nel reattore centrale distrutto. Giù va. Vai Ripley. Sono qui Ripley. Novità. Apollo sta seguendo i protocolli della Wayland Yutani. Cosa? La Sexton ha venduto tutto. Riccardo Apollo si rifiuta di cedere. Dice che qualcosa non va con il reattore. Sei della compagnia. Digli che non te ne frega un cazzo di fare come dici. Mi dispiace Riccardo, ma sono un pesce piccolo. Io, Samuel, Taylor. Lo siamo tutti. Se scoprissimo qualcosa, Apollo non sarebbe così disposto a farci uccidere. Eccomi. Siamo la bot gun, dove sta? Questa è la bot gun. Salva, vai, meglio. Certo non sarà riuscito a infilarsi nei prodotti con facilità. Non sappiamo cosa fare.
sembra carino continuare a lavorare senza andarlo a cercare, ma non sapremo da dove iniziare. Questo turno arriverà tra poco. Farò rapporto a Wade e agli ufficiali. Non c'ho armi, non c'ho niente qua. Ah, certo il mio destino va. Ho accettato il mio destino. Tuo bomba e vai. Sgombrare l'aria. Accesso alla sala macchina di istante. Questo tubo bomba. C'ho una temp. A questo non se gli fa effetto è la temp. Sta succedendo qualcosa di strano. I sintetici sono in crisi. Così ho trovato qualcuno che mi potesse aiutare. Ho mandato un tipo nella sala di produzione. Tornato. Tutti i portelli sono bloccati. Non sarà riuscito a infilarsi nei condotti con facilità. Sì, vieni qua pure, vai, forza. Non sembra carino continuare a lavorare senza andarlo a cercare, ma non sapremo da dove cercare. Il turno era tra poco. Farò rapporto a Wade e agli ufficiali. Bastardo, muori. Vai. Eccolo qua.
E qua c'è. Ripi, sei la ragazza di mille risorse. Quasi in puro stile stealth. Dai, muoviti. Ma che c'è? Niente. È un po'. E vaffa. Salvamo, è meglio, mi sa. Via questo è ancora questo. Bravo. To. Siamo in un'altra, va. Bloccato, ok, perfetto.
Io controllo un po' qua. Ok, niente di valido, perfetto. Vai. Forza. Destra. Ma sull'ultimo. Vai. Vai con l'argano. Utilizziamo i vecchi metodi, utilizziamo un altro che... No, qua sto qua io. È rapida, bella. Io salvo. Dov'è il reattore centrale? Mi chiedo io.
qua ho visto qualcuno passare. Tizio, non c'ho difese io, mi dispiace. E però questo è il tubo bomba, tanto. Dentro e via. Te non ti chiedo proprio niente a te. Salviamo che è meglio. C'è niente qua, meno male. La musica commerciale, va rilassante. Ecco, non ho trovato il bolt gun, mi dispiace ma non lo trovo, non ce l'ho io. Eccolo qua il bolt gun, mi pareva a me. Vai. Volte che hanno voglia se fa danni. La bisbo a bibo lì 6832 6832. Ciao ciao.
Sappiamo qua, vediamo qual è il codice. Sei, otto, tre, due. E 832, ricordiamoci. Da tutt'altra parte ho sbucato io. Eccolo. È chiuso, ovviamente. Dai, 6832, forza. E vai col metallo. Volta di essere qua, tanto dove è possibile? Proprio così deve essere, forza, c'è il terminale. Dai, funziona, cavolo di pad, 8, 3, 2, e vai. Salviamo che è meglio. E
proseguiamo. Ci sono. Riccardo, sei mai stato al reattore? Mai visto. Ho fatto una parte dell'addestramento in uno di quelli, una vita fa. Ma si suona la prima volta per tutto. Non mi ha visto. Salvataggio qua. Ecco le mie amiche, eccole. Mie care amiche. Io salvo. Ecco il reattore. Sono in cima al nucleo del reattore, Riccardo. Vedi qualcosa? Niente. Qualche androide e i sistemi di controllo centrali. Tutto normale. Dovrò esplorare il livello inferiore. Ci dovrebbe essere un ascensore da qualche parte. Eccolo. Mannaggia però. Adios. Qui che arrivano. Dai, no, così però. Thank you.
Non vale, sei morto, tizio. Tanto è come su una ciafiata contro di voi. Come servirà per il dopo. Vai. Pensavo fosse un coso di salvataggio questo. Sai, niente salvataggio qua. Dai, ce l'ho fatta alla fine. Almeno fino a qua. Non c'ho lanciafiamme, porca miseria. Come non c'ho lanciafiamme? Com'è possibile? Io vado giù, boh. Ecco, però è strano. Riccardo, sono tutti qui. Le persone scomparse, tutte. Sono intrappolate in una specie di nido. Ci sono delle uova, sembra un allevamento. Merda, vai fuori di lì, subito. Devo ripristinare la corrente della piattaforma dai condotti qua giù. Vai, salva Ripley. Beh ragazzi, a quanto pare i nostri amichetti sono ritornati, i nostri amici alien. Quindi possiamo anche chiudere qui per il momento la nostra live. Perché ci saranno molte sorprese a quanto pare e molti ritorni. Benissimo, ci si rivede alla prossima ragazzi. Ciao, ciao.